guardate che ben di Dio, barattoli, scatolette, fil di ferro, ferramenta varia. Quella di oggi è una spesa molto particolare qui a 1 mattina, perché tutti questi oggetti, panchina compresa che troneggia qua davanti a noi, sono realizzati in acciaio riciclato. Pensate che nel 2016, fra scatole, tappi, contenitori vari, eccetera, eccetera, abbiamo riciclato in Italia quasi 370.000 tonnellate di acciaio e pari più o meno al peso di 50 Tour Eiffel, quindi insomma. Io mi fido dei dati del nostro ospite che ci ha portato qui, Federico Fusari, che è direttore generale di Ricrea, che è il consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. E guarda che si vede, un appassionato di scatole, non sapevo. Molto, tutte le prenderei. Non sono Luca, il nostro sì. Mario Tozzi. Sì, va bene. Allora, buongiorno. Presidente, come si fa a riciclare correttamente una scatola che noi magari utilizziamo per uso alimentare, che sono la scatoletta di tonno o una conserva alimentare qualunque, e riciclarla come si deve? Beh, è piuttosto semplice. Innanzitutto si tratta di, primo passo, educare il cittadino e fargli capire che attraverso un suo gesto, che è quello di separare in casa i propri rifiuti, si può arrivare a creare nuova materia prima, materia prima seconda. Questo è piuttosto semplice dal punto di vista tecnico, ecco. È molto più complicato dal punto di vista della persuasione. Noi esistiamo da più di 20 anni e le assicuro che i primi tempi soprattutto è stata molto dura. Lo credo. Però siamo arrivati già dopo i primi 4 anni a tassi di riciclo superiori al 70% rispetto agli imballaggi venduti, grazie a un'opera, direi, certosina, capillare di convincimento sia sulle pubbliche amministrazioni e attraverso di esse sui cittadini. Però c'è ancora da fare. Io credo che la sfida fondamentale del futuro riguardi il convincimento del cittadino a che il suo gesto iniziale sia propedeutico all'arrivo effettivo al riciclo del materiale. Perché? Se il cittadino riesce a comprendere subito che attraverso questo suo piccolo sacrificio iniziale si può creare una materia prima seconda, si può risparmiare materia prima, si possono risparmiare emissioni nocive, si può risparmiare energie, lui sarà il primo attore protagonista di questa rivoluzione culturale. E abbiamo visto che laddove, soprattutto devo dire nel nord Italia, nel nord est fondamentalmente, questa persuasione è arrivata, i risultati sono eccellenti, sono migliori dei paesi scandinavi che sono considerati. Scusi, direttore, c'è anche da dire, questa è una domanda che mi rivolgo anche volentieri a Mario Tozzi, che c'è un indotto lavorativo, cioè l'Italia non ha materia prima, no. Quindi di necessità virtù ricicla anche tanto, ma questo dà lavoro anche. Sì, fa un po' parte di quella riconversione ecologica a cui dovremmo sottoporre le nostre attività produttive se non vogliamo che siano così dannose, perché quando ricicli questi materiali, in generale tutti quanti, ma questi in particolare, oltre a risparmiare emissioni di energia, l'abbiamo appena accennato, eviti di aprire nuove cave, miniere, per prendere materiale che peraltro comincia a scarseggiare, soprattutto in Italia, no? Noi non siamo certo ricchi di ferro, di queste cose qua. Dunque il vantaggio è ancora maggiore. E poi recuperiamo un gesto antico, io voglio ricordare che prima nessuno si sarebbe sognato di buttare una cosa così preziosa come una scatola di latta o di metallo. La teneva, la conservava, ci metteva l'acqua, nelle campagne veniva usata per riportare. Non si buttava. È un recupero di un gesto antico. È vero, un piccolo sacrificio, ma che ci riporta a quel tempo che da questo punto di vista era più corretto. Allora, un materiale, abbiamo detto, super versatile, però nella pratica come fa un barattolo a diventare un'altra cosa? Danila, tipo una bicicletta. Filippo, sì, questo è con 2000 scatolette di tonno, mi sembra che si faccia un telaio, il telaio di questa bicicletta. Comunque, torniamo alla nostra Danila Filippone, che abbiamo mandato a vedere esattamente come una cosa diventa un'altra. Vediamo. Ingegnere, questa acciaieria tratta rifiuti di vario tipo, che cosa ci fate? Noi innanzitutto questo cumulo di rifiuti metallici rappresenta le varie tipologie, dalla demolizione industriale alla raccolta, all'imballaggio metallico. Ottenendo un certo mix di carica con vari additivi, rifondiamo questo rifiuto per ottenerne una materia prima. Si ottiene un acciaio liquido e una parte di scoria. Il liquido viene poi fatto solidificare in delle barre che chiamiamo billette. La billetta è un semilavorato che ha sia un mercato e sia viene utilizzata da noi per la laminazione. Il nostro processo di laminazione serve per produrre tondino per cemento armato sia in barre che in rotoli di varie dimensioni. Qual è
è il vostro impatto ambientale? L'impatto ambientale di un'acceria ad arco elettrico è sicuramente minimo. Tutti i parametri sono controllati secondo norme molto stringenti. Tra l'altro noi, al di là dei nostri parametri, garantiamo anche il corretto controllo di tutta la filiera del rottame. Questa acceria è un esempio di economia circolare perfetta, perché dal rifiuto si ottiene un prodotto finito che dopo il suo ciclo vita ridiventa di nuovo rifiuto. Direttore, qualche bene l'ha detto anche Mario Tozzi un attimo fa. Perché conviene riciclare l'acciaio? Quanto risparmiamo anche in termini di energia, in termini di, come dire, evitiamo l'erosione dell'ambiente? Innanzitutto la sostenibilità ambientale deve andare di pari passo con la sostenibilità economica. Quindi i concetti legati all'economia circolare hanno in prima battuta una valenza ambientale, ma se non sono legati a una convenienza economica non avranno futuro. Utilizzando materia prima seconda ovviamente si risparmia moltissima energia. Noi abbiamo calcolato che in 10 anni di attività è l'equivalente della produzione di 11 centrali termoelettriche mediamente dimensionate. Si risparmia molta materia prima vergine. Abbiamo altresì calcolato che in 10 anni di attività noi abbiamo risparmiato 3,5 milioni di tonnellate di minerali di ferro e di carbone, che sono state quindi sottratte all'erosione del suolo. Questa quantità è pari, giusto per darmi un'idea pratica, a 8.000 treni ad alta velocità, quindi sono numeri estremamente consistenti. In più c'è il risparmio di CO2, anche qui in 10 anni abbiamo calcolato che le emissioni nocive risparmiate sono pari a quelle prodotte da 1 milione di autoveicoli con una percorrenza annua di circa 20.000 chilometri, cioè praticamente il traffico di una metropoli. Per cui dico, ci sono le convenienze. C'è poi una convenienza economica per i comuni o i soggetti delegati che scelgono di associarsi al sistema CONAI, a cui noi apparteniamo, perché il Consorzio Ricrea per ogni barattolo ritirato dal comune eroga un corrispettivo in euro a tonnellata. E quindi questo rappresenta, rispetto anche all'impatto economico di chi deve svolgere la raccolta, un aiuto importante. Noi mediamente eroghiamo dai 14 ai 15 milioni di euro all'anno ai comuni italiani per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Allora, abbiamo un cartello, ve lo faccio vedere, nel frattempo prego anche il nostro Mario Tozzi di darci qualche indicazione su come si ricicla. Solo al volo per dire. Però che... vediamo anche che cosa si fa con che cosa. Il cartello parla da solo, quindi vai tu. Sì, no, siccome non lo possiamo distinguere da solo, lo mettiamo nei cassonetti oppure dentro casa insieme con gli altri metalli, poi verrà separato perché è attratto dai magneti rispetto all'alluminio che invece viene separato per cariche. Quindi non è una gran fatica. No, non è una gran fatica. Che vale molto la pena, come abbiamo visto. Beh, speriamo di essere stati chiari su questo punto. Ringraziamo Federico Fusari, che è direttore generale di Ricrea, e grazie anche al nostro Mario Tozzi, torna a trovarci ovviamente. Grazie della compagnia e grazie anche di questi oggetti che verranno requisiti. Sì, subito. Esatto. Recuperati. No, requisiti da noi. Si è appena conclusa la Fiera di Roma, l'edizione 2018 dei Cavalli a Roma, la manifestazione internazionale dedicata all'ippica e al mondo dell'equitazione, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico ed esperti del settore. Margherita Basso è andata a curiosare tra le principali attività di quest'anno. La regia è di Lucia Pappalardo.